Villa Rosa, questo weekend c'è stato un dibattito tra gli iscritti al Movimento 5 Stelle e gli eletti. C'è un rischio scollamento all'interno del Movimento 5 Stelle? No, credo proprio di no. L'ho letta, la leggevo poco fa proprio sul vostro giornale, sul Fatto Quotidiano. C'è stata una riunione, se non sbaglio, a Brescia e non c'è uno scollamento. Forse dobbiamo migliorare la comunicazione tra noi e i gruppi territoriali. L'unico problema che posso riscontrare, secondo me, è questo. Tra noi e Beppe e Gianroberto, l'incontro non è stato fatto semplicemente perché il venerdì, quella giornata, non era una giornata utile per molti di noi. Noi, sia deputati che senatori, poi i giornali, vabbè, hanno un pochettino esagerato secondo me con i termini, ma lo faremo prossimamente senza nessun tipo di problema, ne faremo tanti di incontri. Migliorare la comunicazione, a questo proposito serviva quanto voi avevate promesso questa piattaforma Pronta. web che però al momento ancora non c'è. E questo manca, per questo dicevo, manca la comunicazione, non manca la comunicazione, manca un rapporto più stretto con i nostri attivisti territoriali, una cosa su cui mi impegnerò moltissimo, perché loro non sanno che la piattaforma è pronta. La piattaforma ha già in sé la prima proposta di legge del Movimento 5 Stelle da valutare con gli attivisti, che è la proposta che riguarda l'abolizione del finanziamento pubblico per l'editoria, e ci sono già delle idee molto molto interessanti su come riuscire a modificarlo e dare questi finanziamenti. Un'idea che io ho visto proprio sul portale, per ora che siamo in test, molto molto interessante. Quindi vi dico, prossima settimana o forse addirittura in questa qui inizierete a vedere le prime proposte, gli attivisti potranno fare i loro interventi e migliorare la proposta Però dal Beppe basso. Grillo ha detto che la piattaforma non si faceva, che quello che bastava il suo blog. Invito tutti a rileggere attentamente quel post di cui parli bene tu, perché ho visto, secondo me non era forse scritto in maniera chiara, però Beppe e Gianroberto specificavano che all'interno del blog noi abbiamo già degli strumenti che sono quelli per scegliere i parlamentari con le parlamentarie, le presidenziali per scegliere il Presidente della Repubblica o altre cariche istituzionali, e in beta test c'era scritto la piattaforma, quindi non c'era scritto che la piattaforma per votare le leggi era già, non sarebbe stata fatta o era già nel blog, ma che era in beta test, quindi gli attivisti non potevano vederla perché la stiamo testando noi internamente, ma c'è e vi posso assicurare che è bellissimo, io sono contentissimo. C'è un tema che riguarda l'indipendenza dai fondatori del Movimento 5 Stelle. Ieri il suo collega Di Battista ha detto all'interno del Movimento 5 Stelle comanda Casaleggio e non Grillo. No, secondo me ieri Alessandro l'ho visto a un giorno da pecora, era ironico, era una battuta, e poi parlava di Gianroberto con Beppe, Gianroberto comanda Beppe, non Gianroberto comanda, anzi secondo me era una battuta proprio per Beppe e Gianroberto, nient'altro. Riguardo il tema dell'immigrazione, l'emendamento presentato da noi al Senato, inserito all'interno di una legge delega, riguardante l'immigrazione clandestina, è lì. Non è stato ritirato e all'interno della legge delega, nonostante Beppe e Gianroberto abbiano espresso dei dubbi, ma attenzione, dei dubbi riguardanti principalmente la metodica. Noi abbiamo sempre detto che avremmo discusso i temi più caldi e mai discussi nel blog con tutta la rete. Abbiamo lavorato impulsivamente al Senato presentando questo emendamento e quindi loro si sono lamentati: ragazzi, abbiamo detto che lo facciamo con gli attivisti, la piattaforma è pronta, avete i sondaggi a disposizione, facciamolo in quel modo, ma nessuna voglia di comandare. L'abolireste o no la Bossi Fini? Come? L'abolireste o no la Bossi Fini? Io, come rappresentante del Movimento 5 Stelle, se conoscete il Movimento 5 Stelle, non esprimo una mia opinione sulla Bossi Fini. Io ti posso dire che sicuramente il reato di immigrazione clandestina non è un reato che mi confà. Questo te lo posso assicurare, ma noi lavoriamo in gruppo, anche perché ti ripeto che, cioè, non ti ripeto perché non te l'ho Idea detto fino a. maggioritaria del gruppo? Come? Idea maggioritaria sulla Bossi Guarda, Fini? proprio ieri sera avevamo un'assemblea, non siamo pressappochisti, non siamo impulsivi, noi cerchiamo di ragionare. Ieri abbiamo fatto un'assemblea, quante ore è durata? 4 ore e mezza, un'assemblea proprio sul tema immigrazione, abbiamo ascoltato delle associazioni che si occupano di immigrazione. Stiamo parlando con l'Europa, andremo a Londra, andremo in alto, siamo stati a Bruxelles, stiamo cercando di capire qual è l'idea d'Europa. Stiamo cercando di capire le associazioni come lavorano, stiamo cercando di capire, siamo andati sulle navi Frontex noi già 4 mesi fa, prima che accadesse questa ultima strage. Quindi è un tema che noi stiamo affrontando, ma sinceramente dare delle posizioni così immediate mi sembra un po' infantile.